Una serata certamente da ricordare, quella che si è consumata ieri al Partenio Lombardi in un Avellino Foggia al Cardio Palma per i tifosi biancoverdi, gli unici presenti dopo il divieto di trasferta per i sostenitori rossoneri. I Lupi di Rastelli dovevano riscattare le 4 sconfitte di fila e l'impegno contro i Satanelli rappresentava alla vigilia uno spartiacque importante. Uscire dal limbo, aveva dichiarato il tecnico biancoverde, e così si spera è stato, con una vittoria in extremis che porta innanzitutto l'Avellino a più 7 dai playout e nuovamente dentro i playoff al decimo posto. Ma è il carattere che è emerso ieri pomeriggio contro il Foggia ad essere piaciuto e non poco ai tifosi irpini. Ritorno al 4-3-3, gara che si sblocca dopo 8 minuti dopo un'azione insistita sulla destra, cross di Ricciardi, traversa di Marconi, tap-in di Sonny D'Angelo che firma il secondo gol in biancoverde e la rete dell'1-0. Primo tempo senza dubbio di marca avellinese, al 36esimo Marconi si invola verso la porta di Thiam ma allarga troppo il piattone destro e la palla finisce a lato. Preludio al raddoppio, sempre sulla fascia destra, Mazzocco crossa morbido nel mezzo, la torsione di Marconi è perfetta, palla all'angolino, 2-0 per i Lupi ed esplosione del Partenio Lombardi per il quarto gol dell'attaccante. Si va al riposo, nella ripresa Mario Somma mette in difficoltà la difesa di Rastelli con l'ingresso di Peralta che dà qualità al Foggia. Proprio dal suo mancino al 58esimo parte il pallone che Ogunsei scarica in rete beffando la marcatura forse troppo morbida di Moretti. La riapre la squadra rossonera ed Avellino in bambola per alcuni minuti che si rivelano fatali. Altro pallone nel mezzo, scontro Moretti-Jacoponi per l'arbitro e calcio di rigore tra le proteste biancoverdi. Ancora Ogunseye fa doppietta spiazzando Pane al 72esimo. Tornano i fantasmi per l'Avellino che però resta in partita. L'ingresso di Di Gaudio è positivo e si rende protagonista di 3 episodi che fanno discutere. Minuto 85, assist di Marconi per l'esterno palermitano che parte in posizione regolare, sbandierato il fuorigioco. Rastelli non ci sta e si fa espellere per le vibranti proteste. 2 minuti dopo è il Foggia a sfiorare il vantaggio. Pane è bravo su Ogunsei e porta vuota conclude Peterman, salva tutto Benedetti. 90esimo, calcio d'angolo Avellino, cross di Tito, spizza Marconi, Di Gaudio tutto solo gonfia la rete e manda in delirio i tifosi biancoverdi per una vittoria importantissima che potrebbe contenere la password per sbloccare il campionato dei Lupi. Se ne parlerà stasera a Contatto Sport alle ore 21 su Prima TV e Telenostra, proiettandosi anche verso il derby di mercoledì contro il Giuliano.